Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi finalmente inizierò il gameplay di The Last of Us in modalità sopravvissuto. Non farò il commentary perché ho deciso di non farlo, per non rovinare l'atmosfera e le cazzate varie. Spero comunque che vi piaccia, null'altro, iniziamo. Ah, e dimenticavo di dire che taglierò tutte le parti dove perderò, appunto per non prolungare troppo il gameplay con inutili parti. Ok, iniziamo. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è Cosa? stupendo, ma... Credo che sia rotto, non... Cosa? No, 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 no! Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Buonanotte, amore. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Il telefono è morto. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Papà! Papà! Ehi, sei qui? Siamo in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito dove la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività. Dobbiamo uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Ehi, a quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Non portare lì, deve andare... Cosa è stato? Oh,
Papà! Papà! Ma che succede? Lì c'è il suo telefono. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy, stai indietro! Jimmy, ti avverto! No! Vai, vai! Gli hai sparato? Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui, mi hai capito? Sì. Tommy, dai, dai! Dove hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Vedi, sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio? Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la 71, sto andando là. In quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud. Ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati? No, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, Phil. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Ma abbiamo spazio. Ehi! Hey! Ehi, fermi! Tu non sai cosa ho visto. Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarli. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh... si può fare marcia indietro. E che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Cosa è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Qui! No. Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Forza, andiamo!
Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai. Attenzione, un altro. Indietro. Dammi la mano. Correte, cazzo! Che c'è? La gamba, torniamo! Fa male? Dammi. Dobbiamo correre! Tu tieni, cazzo. Sono piccola. Tieniti forte! Ok! È morto! Joel, attento! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Non guardare, sai. Perché stanno facendo? Continua a guardare i miei piccoli. Di qua! Ne usciremo. Indietro! Sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Ci siamo quasi, quasi, piccolini. Trovate una via di uscita! Forza! Joel! Andiamo lì! Sbrigati! Ci siamo quasi! Siamo al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio! Ascolta, piccolo, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccolo. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccolo, lo so. Sara? Amore?
Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. 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 Ti prego. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il nuovo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non credete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Ma almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio, pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. I cittadini devono sempre portare con sé un documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, di nuovo. Andiamo. Giù, a terra. Ok, ok.
Zitto a terra! Non ho fatto niente! Mani sulla testa! Fallo! Scansionami! È pulito. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Lo sai, ho preso un po' di scaderazione falsa. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi lassù. Basta restare calmi. Bene, seguite pure. Cosa fate qui? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Chiudete! Luci! Zoe, forza, usciamo da qui. Attenzione, di controllo 5. Zoe, andiamo, dai! Comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Via libera. Andiamo. Attenzione, il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare. Tanti saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come? No? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. E lui ci sia. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevami. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Attenzione. Come sempre. È una domanda a trabocchetto?
Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Trovata. Sarà qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi? Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia, sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Fermo. Spore. Dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Merda! Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi. Attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Torniamo in città.
Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. Un po' d'aria fresca.